Questo appuntamento è offerto da Mobili Ambrosino. Dal 1950 ci occupiamo con qualità e cortesia dell'arredo su misura delle case dei nostri clienti, con mobili classici e moderni. Grazie all'esperienza maturata siamo in grado di offrire un servizio a 360 gradi, dalla progettazione e rendering fino al montaggio, il tutto seguito scrupolosamente dai titolari. Vi aspettiamo nel nostro showroom di 1500 metri quadrati a Villa Falletto, in via Stazione 1. Per informazioni potete telefonare allo 0171 938188 oppure visitare il sito www.mobiliambrosino.com. MZ Fabbro. Ci occupiamo di costruzioni di carpenteria pesante e leggera in ferro e acciaio inox, capannoni, tettoie, pensiline, cassoni scarrabili, cancelli, scale e recinzioni. Siamo a Villa Falletto in via Fossano 64. Per informazioni telefona al 320 4916 045 o visita il sito www.mzfabbro.it. Villa Falletto è una cittadina anche dalla lunga storia, storia che ci facciamo raccontare da lei, che è proprio lo storico, l'esperto più qualificato per parlarne. Raccontiamola. Volentieri, la ringrazio. Allora, Villa Falletto ha una storia decisamente antica, come ha detto bene lei. Si suppone che ci siano stati degli insediamenti in epoca romana, non abbiamo una certezza vera e propria, però comunque alcuni reperti, alcune monete trovate tempi fa segnerebbero appunto questo passaggio dell'epoca romana in questo luogo. Di certo dall'anno 1000 c'era un castello e poi verso il 1200 la comunità diventa un vero e proprio paese con un nome molto più semplice, Villa. La famiglia Falletti arriverà alla fine del XII secolo e verso il XV secolo il paese cambierà nome e diventerà Villa Fallettorum, il paese dei Falletti, di cui Villa Falletto. Curiosamente noi però, quando parliamo del nostro paese, lo denominiamo in giro, non lo chiamiamo mai Villa Falletto, ma sempre Villa. Probabilmente è rimasta nella nostra radice culturale, nella memoria, l'antico nome. Il paese nel metà del 1400 si dota di mura. Ed è curioso perché ancora oggi a Villa Falletto la cinta muraria è presente. Spesso non la riconosciamo, ma è molto chiara come le tre porte d'ingresso al paese. Abbiamo un castello che verrà distrutto nel 1537, nella guerra tra francesi e spagnoli. E poi abbiamo una serie di monumenti, di edifici. La struttura del paese è molto ampia, molto larga. È vero, voi potrete dirmi, è un paese di pianura. Ma altri paesi di pianura limitrofi hanno vie molto più strette. La nostra tipologia urbanistica nasce da un fatto molto preciso. Siamo un paese da sempre di commercianti di bestiame, greggi di ovini, mandri e di bovini che arrivavano dalla Francia specialmente, quindi c'era bisogno di un transito all'interno del paese comodo, come le grandi case che ospitavano appunto questi commercianti di bestiame. Quindi abbiamo questo paese così allargato con questa piazza così grande che sembra moderna, ma in realtà è una piazza che risale al 1200. Edifici storici ce ne sono tanti.
i resti del castello, un castello rimaneggiato nel Settecento, un po' più discosto dall'altro, palazzi nobiliari, case borghesi di un certo tono e poi chiese ed edifici interessanti, di cui magari poi in un'altra puntata ve ne parlerò in modo approfondito. Ecco, la storia ha toccato, la grande storia ha toccato in qualche modo Villa Falletto, anche legata al nome di Vanzetti. E certo, sì, certamente. C'è da dire che appunto Vanzetti, che abitava proprio nel centro del paese, la famiglia aveva una bella grande abitazione, sente questo bisogno di andare in America alla ricerca della libertà. E un dato curioso che ho trovato solo da qualche anno, ereditando una vecchia casa di famiglia, ho scoperto che il possessore precedente aveva, diciamo, un'agenzia di viaggio, anche se in realtà non si tratta di questo, era un'agenzia che forniva biglietti per le Americhe, proprio nel tempo in cui Vanzetti si sposta, ed è quindi probabile pensare che lui abbia proprio varcato questa soglia per richiedere il biglietto e spostarsi nelle Americhe. È una figura particolare che fa onore al paese per le sue scelte, per i suoi ideali e per la sua morte sofferta, quindi diciamo che la grande storia mondiale ci ha toccati, sì, e ci lascia una traccia importante. Questo appuntamento è stato offerto da Mobili Ambrosino. Dal 1950 ci occupiamo con qualità e cortesia dell'arredo su misura delle case dei nostri clienti, con mobili classici e moderni. Grazie all'esperienza maturata siamo in grado di offrire un servizio a 360 gradi, dalla progettazione e rendering fino al montaggio, il tutto seguito scrupolosamente dai titolari. Vi aspettiamo nel nostro showroom di 1500 metri quadrati a Villa Falletto, in via Stazione 1. Per informazioni potete telefonare allo 0171 938188 oppure visitare il sito www.mobiliambrosino.com. MZ Fabbro. Ci occupiamo di costruzioni di carpenteria pesante e leggera in ferro e acciaio inox, capannoni, tettoie, pensiline, cassoni scarrabili, cancelli, scale e recinzioni. Siamo a Villa Falletto in via Fossano 64. Per informazioni telefona al 320 49 16 045 o visita il sito www.mzfabbro.it.